Buonasera a tutti e ben ritrovati alla sessione della degustazione delle 17. Apriamo una settimana difficile perché è la settimana delle anteprime toscane e quindi vi dovrò parlare, non sarà una fatica naturalmente, di tutti i grandi vini della Toscana, dal Chianti Classico al vino nobile di Montepulciano per arrivare al Brunello di Montalcino. Sarà una settimana quindi densa, ricca di appuntamenti e quindi la voglio iniziare subito con un vino che mi porti allegria, che mi dia subito qualche emozione. E allora, visto che il Franciacorta sarà anche l'ospite d'onore all'anteprima del Chianti Classico, voglio iniziare questa settimana giusto appunto con un Franciacorta, con un grande Franciacorta la aprirò questa settimana. La apro con un vino molto particolare, perché è un Franciacorta con delle caratteristiche molto importanti. Prima di tutto è un pas dosé, vale a dire un vino non dosato, che non ha aggiunto nel finale nessuna liqueur d'expédition, quindi nessuna rifinitura alla fine della lavorazione, ma è il risultato dell'attenzione, della selezione nella costruzione della cuvée e di tutte le fasi dell'affinamento. Quindi un vino, come dire, il più naturale possibile. Un altro elemento molto importante di questa bottiglia è che è un blanc de blanc, vale a dire è prodotto esclusivamente con le uve bianche, che in questo caso sono lo Chardonnay. Quindi un blanc de blanc e un pas dosé, due elementi quindi molto importanti. Il terzo naturalmente è il millesimo, è dell'annata 2001. Quarto elemento importantissimo è dell'azienda Cavalleri, una delle aziende storiche della Franciacorta, una tra le prime aziende a credere in questo territorio e a puntare su questi vini. Apriamolo quindi subito questo bel Franciacorta. Vedete anche che la bottiglia è una di quelle bottiglie trasparenti, quindi che già subito fanno vedere il colore del vino, sfidano subito e incuriosiscono anche il consumatore attraverso questa ricchezza del colore, di questa sfumatura così dorata di questo Franciacorta. Benissimo, tappo e subito versiamo un po' generosamente questo vino nel calice in modo da bagnare subito tutte le pareti. Vedete che bella schiuma fa. Poi piano piano questa si deposita e intanto comincia a buttare fuori profumo, a buttare fuori aromi. Già si avvertono qua. Perché? Perché l'anidride carbonica uscendo dal vino porta con sé anche molti molti profumi. Fate attenzione ad annusare questi vini appena stappati, perché l'anidride carbonica che sta uscendo, se vi arriva fortemente nel naso, tende a pungere fortemente, quindi a darvi una sorta di anestesia all'apparato olfattivo e non sentite più nulla. Quindi piano piano avviciniamoci a questo bicchiere per cogliere tutta questa sensazione di aromi così maturi, così dolci. C'è dell'ananas, c'è della banana, c'è della vaniglia, tutte sensazioni quindi molto dolci, c'è persino qualche elemento agrumato, qualche ricordo di scorza d'arancia, di scorza di cedro, perché dà, come dire, questo tocco vagamente fragrante, fresco, acidulo, che dà quindi una grande profondità all'olfatto. Non si apre quindi soltanto su queste note dolci e mature, ma anche su questa sfumatura così viva e vivace, che gli dà quindi molta forza e molta energia all'olfatto. Vedete anche il perlage che sale piano piano da questo vino e così dà queste piccole perle sullo specchio del vino. Risentiamo ancora questo profumo perché è talmente intenso, dolce, tende persino a dare delle sensazioni, dei ricordi di nocciola tostata, estremamente fine, estremamente elegante. In bocca è di una grandissima eleganza, perché ha anche al gusto questa sensazione molto fruttata, dolce, matura, quasi calda, ma subito poi c'è questo elemento rinfrescante dell'acidità, della fragranza, ancora le note agrumate, ancora questo tocco
di pompelmo, questa nota appena appena dolce e amara che dà una sensazione estremamente ricca, complessa e molto molto fresca, molto fragrante. L'anidride carbonica esce piano piano dal vino, si distende bene sulla bocca, ravviva la sensazione tattile, dà, come dire, allegria al gusto, dà vivacità al gusto, ma in un modo molto, come dire, contenuto, non troppo evidente, non troppo gassato, insomma. Ha quindi questo modo di esprimersi con molta eleganza, con molta finezza, con molta compostezza. Davvero molto molto buono, estremamente invitante, fa venire un appetito incredibile, quindi è tempo assolutamente di pensare già alla nostra cena. Io mi auguro che anche voi possiate bere un vino come questa sera, perché davvero porta gioia, porta allegria e porta quindi una grandissima soddisfazione. Mi auguro che questa settimana parta bene anche per voi e vi auguro quindi una buona serata a tutti. Alla prossima serata, grazie molto.